parte la nostra biblioteca itinerante, questo bellissimo progetto che noi abbiamo visto nascere diversi mesi fa. C'è stato anche un momento in cui abbiamo temuto che il progetto non decollasse a causa del Covid, ma c'è stata veramente la perseveranza di tutti i partner del progetto. Diffondiamo la cultura, diffondiamo la bellezza, il Biblobus è bellissimo. Adesso accoglieremo i bambini dai 6 agli 11 anni, ma in futuro si prevede che entreranno nel Biblobus anche gli adulti. Siamo contenti perché stiamo lavorando tanto per stimolare la lettura, soprattutto tra i più giovani, tra i ragazzi, e questo ci sembra il modo migliore. Insomma, se la lettura non viene da noi, andiamo noi dalla lettura. Questo diventerà un altro piccolissimo centro culturale dove ci saranno eventi. Oggi c'è questa performance di Giovanni Guarino del Crest. Taranto sta cambiando, è una rivoluzione culturale e dobbiamo fare in modo anche che la cultura vada in giro per la città. E oggi finalmente abbiamo l'inizio di un progetto nel progetto, quello più grande, questo di Bibliobus, a diverse declinazioni, diverse chiavi di lettura. Intanto la prima è quella della prossimità, ci avviciniamo sempre di più a chi insomma deve fruire di questo servizio. Poi il pullman che doveva andare in rottamazione, quindi il riciclo, no? Che è una cosa molto importante per l'economia circolare, eccetera. Poi è stato riattato in maniera esemplare, straordinaria, con un'ottima idea del Crest per contenere poi un bagaglio di cultura. Dobbiamo ricordarci che leggere un libro in cartaceo è sempre una cosa straordinaria, bellissima. Noi abbiamo dato il nostro contributo mettendo a disposizione un autobus tra quelli che sarebbe andato in dismissione a breve, per renderlo una biblioteca itinerante. Noi crediamo molto in questo progetto e ci auguriamo che possa essere l'inizio di un lungo progetto e di poter quindi riunire sempre di più questo connubio e saldare questo connubio tra trasporto pubblico, lettura e cultura.